Un nuovo capitolo della disputa tra Antonio Ricci e Claudio Baglioni si apre, e stavolta sembra destinato a scuotere gli equilibri della televisione italiana. Benvenuti su Gossip Italia News, notizie in tempo reale. Metti un like al video, iscriviti al canale e attiva la campanella per rimanere sempre aggiornato. Durante un'intervista, Ricci ha rivelato il suo intento di mandare in onda una puntata nonostante la denuncia del celebre cantautore. Un argomento tabù per noi è Claudio Baglioni, questa figura di libertario premiato adesso dal Presidente della Repubblica come Cavaliere di Gran Croce. Vi pare normale che io debba ancora parlare di un libro che lui mi ha fatto sequestrare, dove sono scritte tutte cose vere? Noi dovremo andare a febbraio in giudizio a Monza su questa cosa. Ci ha sequestrato anche le puntate, in cui se ne parlava. Questa sera però lo mando lo stesso in onda, perché astutamente non ho preso le puntate sequestrate di Striscia, ma una, sul tema, delle Iene e così mi beffo di lui e della censura, ha dichiarato Ricci, rivelando il suo piano di trasmettere il programma nonostante la querela in corso. La disputa tra i due è nata dal libro online, scaricabile dal sito della trasmissione Tutti Poeti con Claudio Baglioni, che affronta i presunti plagi delle sue canzoni. Il cantautore ha reagito querelando per diffamazione, ma Ricci sembra determinato a non cedere di un millimetro, sfidandolo apertamente. Nessuno parla nei media di questa faccenda con Baglioni, aggiunge Ricci. Perché facendolo, l'entourage non ti darebbe più il permesso di fare interviste con lui, le radio non avrebbero più Baglioni e i baglionisti. Noi lo facciamo perché è una provocazione, per mostrare che esiste questo sistema dove tu non puoi parlare se hai un conflitto di interesse. Le tensioni tra i due sembrano destinate a crescere, mentre gli sguardi di tutta Italia si dirigono verso lo scontro imminente tra il mondo del giornalismo e quello della musica. Continua a seguirci per rimanere sempre aggiornato su tutte le news. Lascia un mi piace al video e attiva la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti. In questo modo ci aiuterai a crescere e darti informazioni sempre approfondite e in tempo reale.